Bene amici, bentornati a questa nuova e golosissima puntata di Pausa Trespolo. Io sono Tucano e qui con me ci sono, come sempre, i fantastici Kiwi e Corvo che andiamo a salutare. Buongiorno. Ciao, e non capisco il perché di quest'intro con questa voce. Questa voce molto così. Dan Peterson. Oggi sento un po' slang americano, quindi adesso andiamo a lanciare senza indugio la sigla. Con segugio. Passando la sigla nella testa come al solito. No, è che almeno se lasci il punto. Sì, si sa dove inserirlo. In realtà è tutto calcolato. No, non è vero. Ciao a tutti. Bentornati, come è andata la vostra settimana? Beh, piena e ricca di eventi incredibili come al solito in questo periodo, sicuramente. Ho appena visto, guardando dalla finestra, una persona che volava, ne sono abbastanza certo. È il caso di cominciare a chiamare gli psichiatri. Esatto. Se le nostre vite magari non sono così ricche di eventi, questo gennaio sta, diciamo, arricchendo quello che è il panorama invece perlomeno di serie TV e Netflix, Amazon Video, eccetera, perché sta uscendo un po' di tutto. Mm-hmm. È uscita l'ultima stagione, esatto, l'ultima stagione di Brooklyn Nine-Nine, c'è Attack on Titan che sta andando avanti, è uscito Nanatsu per gli appassionati degli anime, c'è la nuova stagione di Lupin. Gods, c'è Lupin, esatto, sì. Un sacco di cose stanno uscendo in questo sì. Periodo. È uscito anche Sampa, che devo assolutamente recuperarmi. Sì, assolutamente devi recuperartelo, anche perché vorrei parlarne assieme in un prima possibile. American Gods su Amazon Prime Video sta uscendo della roba, sta uscendo anche quella che sarà il nuovo ciclo di Marvel su Disney Plus con WandaVision, che sembra molto carino in realtà, anche quello lo voglio vedere. Ma sì, oggi siamo qui per parlare di Disney, dopo tanto tempo, direi. Dopo, sì, beh, in realtà... Disney vero... o Pixar? Pixar, però vabbè, comunque lo studio è... Sì, Disney sempre, Pixar, sempre chiaramente. Disney, Sì, in realtà è vero, non parlare di Disney ormai è difficile, perché Disney ha mangiato un po' tutto. Esatto. Esatto, stai parlando di qualsiasi cosa, parli però di Disney, non abbiamo, parlato recentemente della parte di animazione della Disney, forse. No, effettivamente è tanto che non parliamo di animazione concentrandoci proprio sull'animazione, nel senso ne parliamo come se fosse un prodotto di visione normale, ma non ci soffermiamo sulle dinamiche, sulla parte meccanica, diciamo, dell'animazione. Esatto. E comunque anche sul comparto, a parte la puntata, se non l'avete sentita recuperatela, in cui si parlava del ladro e il ciabattino, perché ci si è infilato dentro anche il discorso Disney. E questo perché, direte voi? Perché non avete nozioni? Anche, ma non solo, ma non solo. Quindi, senza indugio, appunto, citando Tucano prima, andiamo a parlare di Soul, ultimo prodotto uscito, perché dopo ce ne sono già due o tre in canna ancora pronti per essere sparati. Esatto, l'ultimo film grosso di animazione della Pixar, che doveva uscire diciamo pre-Covid, ma poi per, diciamo, motivi ormai a noi noti, ha deciso di uscire un po' in ritardo e su Disney Plus e non più al cinema come all'inizio sarebbe appunto dovuto... Come tutti ormai i prodotti... Mm-hmm. Esatto. E voi l'avete visto? Sì, io l'ho visto, sì. Tutti e due l'avete visto, molto tutti, bene. Tutti l'abbiamo visto per la puntata. E volete provare voi a parlare della trama o giusto per dare un'infarinatura a chi ci ascolta? Sì, e allora... Vai tu. Sì, se volete posso provare a parlare meglio. Allora, la trama è... banalmente è super semplice, tra l'altro. Sì, molto lineare. Dividiamo però, cioè, secondo me può essere divisa in due trame, nel senso che sono due storie che più o meno viaggiano in parallelo, non proprio parallelo, però si alternano, diciamo. Sì, okay. Diciamo di sì. È tutto basato su due mondi, il mondo materiale, il nostro, e quello che non è proprio un al di là, ma è un prima... È un si chiama prima. Oltremondo nel film. Esatto, sì. Cioè l'oltremondo e l'antemondo. E esatto. Soul tratta della storia di questo signore, John, giusto? John Garner. Che è un jazzista, nonché un insegnante di musica alle scuole elementari, mi pare.
Sì, ragazzini hanno tipo 12 anni. Sì, quindi è chiaramente e visivamente stufo e non gli piace quello che sta facendo, perché il suo sogno sarebbe comunque diventare un famoso jazzista o suonare con quelli che sono i suoi miti, ma non le ha l'occasione, anche perché è difficile, come tutti sappiamo, sfondare in quel tipo di mondo della musica, e ostacolato in primis, anzi in secondis in realtà, da sua madre, e in primis da se stesso, che poi si vedrà durante la storia. E questo principalmente è il preambolo di tutta la storia. Cosa esatto. succede? Che gli capita l'occasione di incontrare un suo vecchio studente, che è diventato, però lui ce l'ha fatta appunto al contrario suo, ed è il batterista di una famosa jazzista, che fatalità del caso quella sera suona in un locale all'interno della città. Mm-hmm. Cosa succede? Per una serie di fortunati eventi il suo pianista, della jazzista famosa, non c'è quella sera perché ha lasciato o sta male, non ricordo il motivo. Vabbè, non c'è, stava, ma no, mi pare che dicano che stava male, qualcosa del genere. Aveva contratto un rimpiazzo rapido, una forte influenza di origini asiatiche cinesi, che non voglio dire. Era in quarantena. E quindi lui vede in questo l'occasione per poterlo sostituire, non dice niente chiaramente alla madre, che è contraria, e quindi riesce a ottenere questo posto, questa sostituzione, anche perché lui oltretutto è anche molto bravo, da quello che si evince dal suo modo di suonare. Esatto, riesce diciamo ad avere l'occasione che aspettava da tutta la vita. E questa è la storia principale, il filologico, il fil rouge di tutta la storia. E la parte sfortunata è che lui, dalla contentezza, uscendo dal locale, perché sono Berlusconi, nessuno lo sa, ma attraversa la strada e cade in un tombino, cosa che succede ogni giorno in America. No, chiaramente. E da uno dei peggiori esempi del mondo, ovvero attraversare la strada guardando il telefono. Esatto, esatto. E per farla breve, slash è un film per bambini, muore. E sì. Cosa succede? C'è questa bellissima simbologia di... Ah, esatto. Fasa time. C'è questa bellissima simbologia di lui che va verso l'ascensione ai cieli, praticamente, o comunque all'aldilà. Il tramite... famosissimo va verso la luce. Esatto, tramite una scala mobile, sì. Nastro trasportatore. Sì, 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 una scala mobile. Quel che è, e purtroppo lui dall'entusiasmo che aveva e il vedersi troncato questa occasione della vita, non vuole accettare il non morire, e quindi... tramite casini riesce in qualche modo a spostarsi, essendo anche l'unica anima. Ah, tra l'altro non ho detto che lui diventa in versione anima, chiaramente. Sì, sì, viene rappresentato come questa animella piccolina azzurra. Esatto, non versione anime, ma versione anima, che è esatto. Decisamente diverso. Non posso sonore di non suonare stasera. Yamero! Shine. No! Shine! Madonna, che giappo minchiato. E quindi riesce un po' di vincolarsi da questa scala mobile, il nastro trasportatore delle anime, e finisce in un luogo diametralmente opposto a questo, ovvero il posto in cui le anime vengono plasmate prima di essere buttate sulla terra. Esatto. Sì, ecco, io ne approfitterei per aprire una piccola parentesi già qua. Nel film l'aldilà non viene presentato in senso spirituale / religioso, ma viene presentata quasi come una dimensione alternativa. Esatto. Cioè una sorta di spazio extraterreno rispetto al nostro, che però è coesistente con il nostro e collegato al nostro. Giustamente tutto. Anche dovuto anche a un discorso di fruibilità di tutto, sì, il sì, pubblico. Sì, sicuramente, però io l'ho trovata comunque una cosa molto interessante. Molto intelligente, questo. Molto intelligente, anche perché molto corretto, soprattutto in questo caso è un politica ricorda che ci piace. Esatto. E niente, dopo... qui non, secondo me non vale la pena cominciare a raccontare tutta la storia, perché si va a raccontare tutta la trama, perché no, possiamo fermarci qua tranquillamente. Praticamente per il resto del film il suo compito sarà il suo cercare di rientrare sulla terra, praticamente in qualche modo forzare il suo rientro, e il suo compito da ora in poi sarà cercare di tornare sulla terra in modo forzato, senza sì. che
Queste entità, che in realtà sono i controllori un po' di questo mondo, tra l'altro animate in un modo stupendo, anche secondo me, anche a me è piaciuto moltissimo, lo scoprono, non ricordo più il nome di queste cose, Jerry e Terry. Jerry. Esatto. Jerry e Terry. I Jerry sono i controllori dell'antemondo, quindi esatto. Quelli gentili. Il Terry che è uno solo, Terry regna, è quello che fa il contabile, quello che fa quadrare i conti delle anime che passano e tornano. Bene, così, detto così sembra super confusionario, in realtà è molto lineare guardando il film, quindi è più facile guardarlo che spiegarlo. Sì, una tematica molto complicata trattata in modo abbastanza semplice e fruibile un po' da tutti quanti. E bene, questa era la trama in soldoni. Passiamo un attimo direttamente a come avete trovato il film, vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto di più, insomma date un attimo la vostra opinione. Sì, io gli do... Partiamo subito dalla votazione, così almeno mi tolgo questo sassolino. Gli do un buon 8,5, secondo okay. me. Una riunione di tutti quanti i fattori, tra trama, animazione, e l'animazione in questo caso, secondo me, alza di molto il voto, sì. Cioè, perché il livello di tecnica che c'è in questo film, secondo me, è molto alto. Specialmente nel mischiare una cosa all'altra, c'è la scena in cui Terry si sposta tra i vari oggetti, che secondo me a livello di animazione è incredibile. E io invece gli do un 8, che sarebbe tranquillamente stato un 9 e forse anche più alto se non fosse stato preceduto da due titoli quali Inside Out e Coco. Ah, okay. E ne parliamo dopo, perché viene scontato e spontaneo fare un parallelo con questi due film, perché sono tutti e due film che trattano tematiche abbastanza profonde in chiave infantile, tra virgolette, che poi in realtà infantile non è. Okay. Per cui è un 8, ma solo perché mi tocca fare il paragone con questi due titoli qua. Mm-hmm. Sono d'accordo con Kiwi, io gli darei anche 7,5, perché riconosco anch'io che l'animazione sia assolutamente di una qualità super eccelsa, però personalmente non è stato un tipo di animazione che non mi ha convinto al 100%, se forse mi piace un po' di più quella, diciamo, un po' classica, tradizionale dei film precedenti. Non so che cosa esattamente non mi abbia convinto, ma penso che sia proprio la questione dei volti e di questa cosa di quando sono in forma di anime, quindi andiamo nel mondo delle anime, questi contorni che sono stati affatto volutamente fatti sfocati, perché essendo appunto delle anime non hanno dei contorni definiti, è stata una scelta, però visivamente a me non è piaciuto tantissimo. Allora, nonostante riconosca la qualità. Ok, non parli solo visivamente o di un punteggio generale adesso? Perché noi parliamo di un punteggio generico. No, è un punteggio generico il mio, però cioè il fatto che sia visivamente un po' così te l'ho tirato giù, esatto. A lui non è piaciuta l'animazione. E soprattutto a me ha fatto un pochino, cioè non storcere il naso perché in realtà ci sta, però vi volevo discutere con voi del finale del film. Ci arriviamo, volevo chiedere. Sì, più tardi. Tu, Corvo, che sei istruito su queste cose, ha un nome quel tipo di raffigurazione lì? Che non so se avete, per chi di voi ha visto il film, probabilmente capirà quello che sto dicendo, quindi anche voi adesso che ve lo spiego. Porre un'immagine e dare questo senso di... questo modo di raffigurare, per dare il senso di ultraterreno, in cui hai l'immagine, resa ovviamente tridimensionalmente, perché si parla di grafica 3D comunque in ogni caso, e dietro... non so come dirlo, ma il bordo ripreso come se fosse tipo, non mi viene il nome, vaporoso, cioè... un po' etereo, diciamo. Sì, ma c'è, aspetta, ti cerco un'immagine per reference. Vedi il contrasto sfumato esterno che, allora, ricalca i bordi dell'immagine. Sì, ho capito cosa intendi, ma non sono sicuro, cioè non conosco il... Ah, ok, è come se il termine specifico. Sembra quasi come una stampa venuta male, presente quando si stampano male i fogli e quindi si sdoppia l'immagine leggermente. Certo, sì. No, non conosco il termine specifico, però comunque ho capito il senso. Mi è piaciuto un sacco, io l'ho trovata super, super carina, super estetica. Dà il senso di immateriale. Esatto. Assolutamente, quello sì. E questo è quello che ha fatto storcere il naso a te, giusto? Da quello che ho capito. Sì, non... Questa sorta di sfocatura. Non l'ho... Sì, è un po' troppo particolare, non mi è piaciuto tantissimo, è super, super soggettivo.
cosa una questione che appunto è tutto gusti qua. Cosa che invece non è appunto per i controllori, chiamiamoli così, che sono molto definiti quasi in due dimensioni. Sono un po' picassiani, tra l'altro. Esatto, sono bidimensionali. Mi sono piaciuti un sacco. E hanno questa cosa che dentro sono sfumati, sempre per dare l'idea di immateriale, però all'esterno sono molto dritti, quindi molto rigorosi e definiti come caratteriali. Mi è piaciuto moltissimo anche il fatto che si... determinate scene del film si confondono con le geometrie del mondo terreno e tipo la ringhiera che richiama la forma, diventano lineari, si assottigliano, si allargano, si espandono per cercare di ricoprire le forme all'interno di cose che magari sono assolutamente distanziate tra di loro, ma ricalcano semplicemente la forma, e questo dà ancora più l'idea di extra dimensione, di altra dimensione che noi non possiamo percepire e capire. E, boh, è stato, io l'ho trovato molto divertente, molto carino e visivamente piacevolissimo. Ok, l'unica cosa che non mi ha entusiasmato, e secondo me posso parlare anche per Tucano, è il finale. Ecco okay. Allora parliamo di questo finale. Perché io vedo che la Pixar in questo periodo sta facendo è un periodo psicologia per la Pixar. Sta affrontando un sacco di tematiche a livello psicologico, quali comunque depressione, emozioni, turbinio di emozioni dell'adolescenza. Allora, il regista morte. Di Soul è lo stesso di Inside Out, eh? Ecco, sì, okay. Morte, e in questo caso anche il rapporto della morte con l'aldilà, accettare la propria morte. Esatto, ecco. E l'importanza della vita, quindi, di conseguenza. Esatto, quello che dico io è... ci avete abituato a un Inside Out che comunque... pur essendo un film per bambini è crudo, nel senso che è pesante. Le cose vanno per come devono andare, cioè non è che ci sono, io non ti dico bambino questa cosa va come vuoi tu, cioè alla fine tanto va tutto bene, questa cosa va come devi andare e tu devi imparare ad accettarlo, è questo che ti accompagna, ti prendo per mano, ti dico bambino tu accetta questa cosa che ti sto per dire perché succederà così anche a te un giorno. Coco non l'ho visto, mi dispiace, ma Coco è una tematica un po' differente, sì. Qui alla fine gli danno le caramelle al bambino e non mi va. Esatto, è vero, proprio è quello. Vero. Sono più vicino, cioè io sono molto vicino alla tua idea. Anch'io non ho particolarmente apprezzato il finale. Al di fuori della trama, il senso è, poteva essere colta come piccolo spazio per poter avvicinare dei bambini, mm-hmm. perché comunque i film della Disney sono sempre così, hanno una chiave di lettura un pochino più superficiale e poi comunque ci trovi sempre qualcosa di profondo all'interno. Esatto. Potevi avvicinare dei bambini all'idea dell'ineluttabilità della morte e quindi al discorso la morte va accettata, ed è proprio perché sappiamo che esiste la morte che dobbiamo fare il meglio che possiamo della nostra vita in questo momento. A maggior ragione, fosse finito 2 minuti prima, bravissimo. Avrebbe preso un voto probabilmente. Sono assolutamente d'accordo con questa cosa. Quindi mi pare di capire che da questo punto di vista siamo tutti concordi che il finale poteva essere gestito diversamente, almeno dal nostro punto di vista poteva essere gestito diversamente. Esatto, poi c'è anche da dire una cosa, se questo film fosse finito come intendiamo noi, non facciamo spoiler ancora, sarebbe stato probabilmente uno dei più crudi che la Pixar ha mai fatto, nel senso che... Ma non c'era bisogno secondo me di usare per forza qualcosa di crudo. Facciamolo sto spoiler un attimo, adesso se ne volete spoilerarvi il finale skippate avanti di 2-3 minuti, ma credo che questo tipo di film qua non lo, cioè perlomeno un film Pixar non lo segui tanto più per la storia di trama in sé, ma appunto magari un po' più per come è realizzata, per studiarlo. Esatto. Detto questo, il finale praticamente lui deve tornare, diciamo, nel mondo dei vivi, ci riesce mm-hmm. grazie all'aiuto di 22 e succede appunto il qui pro quo per cui lui entra nel corpo di un gatto e 22 nel suo corpo, e quello che lui vuole fare a tutti i costi è ritornare sul suo vero e proprio corpo, diciamo mm-hmm. non interessandosi più di tanto della fine che avrebbe potuto fare 22. Quindi c'è lui che si comporta in maniera egoistica per tutto il tempo, perché l'unica cosa che vuole fare è fare sto provino jazz. Nel frattempo 22, vabbè, scopre appunto l'importanza e la bellezza della vita. Lui, alla fine, lui riesce a ritornare nel suo corpo, fa sto provino jazz e rimane comunque deluso della cosa. Sembrerebbe. Cioè, perlomeno capisce che non si riduce, la sua vita non si riduceva tutto a quello. E alla fin fine
cos'è che succede? Lui muore di nuovo. Comunque. Lui. No, lui sfrutta, diciamo, un piccolo escamotage, esatto, per riuscire a rimettersi in contatto con questa dimensione, esatto, ultraterrena, e ricercare 22, farle capire che era lui in torto, che aveva sbagliato lui, che non aveva capito niente e che in realtà quel qualcosa che 22 stava cercando l'aveva trovato effettivamente. Esatto. Esatto, che fin qua va tutto bene in realtà. Esatto, non cioè, è qua il problema. È una scena in cui 22 scopre la sua, virgoletto, vocazione, e dopo si prendono per manina e fanno stage diving, no? Cosa fanno, sì, le cose sulla terra. Esatto. Va benissimo. Il problema è appunto proprio il finale. Sì, per sì, dire, sì, oh vecchio, bravo, to il tuo lascia passare per fare il concerto. La ricompensa in questo caso è sproporzionata rispetto alla realizzazione che ha già, il protagonista. Lui ha già avuto la sua ricompensa, è quello che non e non se l'è meritata per niente. capito, cioè lui alla fine, a conti fatti, quello che fa lui è arrivare a una realizzazione che probabilmente una qualunque altra persona avrebbe raggiunto. Non c'è stato uno sforzo morale, cioè, e un impegno incredibile da parte sua, semplicemente si è reso conto che si era comportato da egoista, perché se tagli tutte le cose superflue, quello che risulta alla fine è questo: io sono stato egoista, ho pensato semplicemente a me stesso e a quell'unico pallino che avevo in testa e non mi sono concentrato sul quadro generale. Esatto, anche perché uno dei messaggi principali poteva essere: non viviti bene la tua vita e stai attento a quello che fai, perché non c'è una seconda occasione. Che è esattamente quello che dicevamo prima, no? Cioè, se si fosse sfruttata la cosa per dare quest'idea e questa morale di fondo, sarebbe stato stellare, cioè, perfetto, come finale. Esatto. E la ricompensa, non diciamo qual è, ma guardate il film, è intuibile. La ricompensa è sproporzionata rispetto allo sviluppo del personaggio. Anche perché è forse la ricompensa più alta che un umano possa avere. Esattamente. Per come ti hanno presentato il film, quel tipo di conclusione lì è troppo. Cioè, è troppo. È vero. È troppo lieto fine. Esatto, è troppo buonista. A mio parere ci sarebbe da fare una riflessione su questa cosa, però la rimanderei a una puntata futura, che secondo me sarebbe molto interessante anche farne un dibattito. Sì. È che ormai viviamo in un mondo quasi rovinato dal politically correct. Cioè, tutta questa smania di essere corretti e non offendere nessuno ci sta praticamente consumando il potere di poter fare qualsiasi cosa, di esprimerci in qualsiasi tipo di frangente o campo possibile. E ne approfitto per allacciarmi qua e parlare di Inside Out e Coco a sto punto, parlando appunto di ricompensa sproporzionata rispetto allo sforzo fatto dal protagonista. In Inside Out, in realtà il finale è altrettanto caramelloso, tra virgolette, nel senso tutto torna come doveva essere, tutti felici e contenti, giusto? Sì. Qual è la differenza? Che la realizzazione di fondo che c'è all'interno della trama, quindi il messaggio che viene comunicato all'interno della trama, è 10 volte più pesante di quello che invece realizza Joe Garner all'interno di Soul. Mm-hmm. Nel e soprattutto senso, Gioia, che poi è il protagonista di Inside Out, sì, cioè arriva, diciamo, alla sua ricompensa tramite un percorso attivo. Esatto. Esatto, e comunque quello che viene realizzato da Gioia e da tutti quanti i protagonisti e coprotagonisti del film è che appunto non si può vivere una vita essendo sempre felici, perché è sintomo di malattia mentale. Beh. E c'è quel piccolo istante prima del finale in cui la situazione sta veramente andando a scatafascio, e se uno intuisce quello che sta succedendo, la famosa chiave di lettura un pochino più profonda del film... Eviti di farti filtrare dal cartone. Esatto. Stai male, perché veramente tu stai dicendo: questa ragazza qua sta andando incontro all'apatia completa, cioè non riesce più a provare emozioni, non riesce più a vivere in sostanza, sì, ha più una personalità. E non è una realizzazione da poco dire: cacchio, forse nella vita a volte essere un po' tristi non è una cosa negativa. E poi c'era questa questione dei limiti della narrazione, nel senso che Inside Out trattava un certo tipo di possibilità, nel senso in cui lo spettro delle sensazioni, e in quei limiti è riuscito a essere più spietato possibile. Soul tratta della morte e si può essere molto più spietati, e non lo è stato. Esatto. Quindi Inside Out, nel momento in cui, ormai posso fare uno spoiler, nel senso sì, mille anni, del 2015, quindi credo, se non l'avete visto è solo colpa vostra. Sì. E,
quando deve morire l'amico immaginario, muore. Sì, appunto, cioè, non tristissimo. È che alla fine poppa fuori l'elefante rosa e dice: ah, non ero morto. Sono ancora qui, no, perché è così che deve andare, giustamente. Ero io fin dall'inizio, Dio, no. Muda. Esatto, sì, cioè nel senso le scene crude ci sono e sono ben tangibili. Così come non c'è il finale buonista in cui loro tornano in Minnesota e allora tutti felici e contenti. No, semplicemente lei scende a patti con quelle che sono le sue emozioni e le sue sensazioni e si adatta alla vita. Esatto. Quello che facciamo un po' tutti quanti, capito? Che per un bambino, siccome il focus del film è una ragazzina, mm-hmm. è una realizzazione pesantissima. Il momento in cui ti rendi conto che a certe cose le devi accettare, devi semplicemente andare avanti. Cioè, non è che col potere dell'amicizia convincerai i tuoi a tornare indietro. Esatto, esatto. E quindi, ecco, se non avete visto Inside Out, recuperatevelo. Fra parentesi, faccio il paragone anche perché Inside Out è stato utilizzato per riuscire a spiegare ai bambini lo spettro delle emozioni e l'importanza di ogni singola emozione in campo psichiatrico e psicologico, per farvi capire quanto il film sia stata una realizzazione venuta bene. E questa è la Pixar che ci piace. Esattamente. Coco, parlando di Coco, invece, Coco è molto più rilassato, diciamo, da un certo punto di vista. Coco tratta posso dire anche uno, cioè credo il film d'animazione preferito da chi fa trap in Italia e non solo, anche perché sono tutti in fissa con il Cocco, eh. Oh mio Dio. Dio. Sentiamo. Leggi anche con il Cocco. Mamma mia. Di cosa parla Coco? Un attimo, devo ripigliarmi. Fai un gesto di carità. Dona anche tu un cervello a tuo cane. Esatto. Coco tratta sempre il tema della morte, ma più del tema dell'ineluttabilità della morte, tratta il tema di quelli che rimangono indietro. Cosa succede per quelli che restano indietro? E come possono loro onorare i morti, prendendo spunto da quella che è la tradizione che onora i morti meglio di qualunque altra all'interno del panorama mondiale. Il Super Bowl. Esattamente. No, okay. È il Messico. Il Messico e il Dia de los Muertos messicano. E la cultura messicana vuole appunto questo attaccamento nei confronti, cioè, delle persone che comunque non ci sono più, e quindi ricordarli ogni anno all'interno di questa festività. E appunto Coco parla di questo, parla: una persona non è veramente morta fin tanto che le persone non si scordano di lei e non smettono di onorarne la memoria. Che sarebbe tra l'altro l'unico modo per onorare la memoria di qualcuno, non magari andando a messa tutti i giorni. Ma, no, infatti, ma questo è un altro discorso. Ma sempre fatto in modo gioioso e sempre fatto con un fondamento non di paura e di timore nei confronti della morte, ma di rispetto e di, certo, amore, tra virgolette, nei confronti di quelli che sono passati a miglior vita. E tutto il film gira intorno a questa cosa: il fatto che i morti nel mondo dell'aldilà continuino a vivere la loro vita felice e allegra fin tanto che le persone nell'aldiquà, chiamiamolo, continuano a ricordarli e ad onorarli. Semplicissimo, pulitissimo. E la trama parla di questo ragazzino che, per motivi astrofisici a noi sconosciuti, finisce nel mondo dei morti e deve cercare di contattare quello che era il suo bisnonno, se non sbaglio male. Comunque un suo antenato, che era musicista, okay. Tutto gira intorno al tema della musica come passione di questo ragazzino, bla 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 bla. E è molto più semplice. È pur sempre la Disney. Esatto, molto più semplice, molto più... Anche qua siamo veramente un po' più sull'infantilismo, forse, però comunque il tema trattato è trattato benissimo e soprattutto comunica un messaggio validissimo. Soprattutto il twistone finale, che non andremo twistone più bene, il colpo di scena di Coco, mai è me molto, lo sarei aspettato, mai. Piazzato dentro benissimo. Poi devo dire che è anche commovente per... Sì, non so nulla. Sì. Guardalo, me lo guarderò, recuperatelo, molto carino. E... Comunque, se posso concludere questo filone di narrazione... Non c'è la trap dentro, per dire, nel senso che... Ah, ok, perfetto, meglio. Ecco. Questo filone di narrazione su, appunto, Soul, volevo dire che, per quanto mi riguarda, non sto criticando il fatto che sia un film inferiore agli altri, ma il fatto che poteva essere un film molto maggiore di tutti quanti, dalle potenzialità e dal tema incredibile che trattava, dalla delicatezza del tema... E che bastava farlo con lo stesso approccio che si era fatto sugli altri. Esatto. Quindi, in conclusione, possiamo dire: bel film, guardabilissimo, recuperatevelo, merita. Peccato che non abbiano sfruttato le potenzialità che avevano. Assolutamente. Altra cosa. Ultima cosa che volevo dire.
Ora, vi chiederete, perché mi hai fatto sentire questa canzone, Corvo? Ecco, appunto, perché, non so se lo sapete, ma la colonna sonora di Soul è composta da, non ricordo i miei nomi, però, è di... Musiche? Musiche di da Trent Reznor e Atticus Ross. E vedi, che cazzo sono? Lo so. Sicuramente non due o tre piste. No, sono due componenti dei Nine Inch Nails. Ma va... completamente a caso. Bravissimo! E bravissimi compositori, tra l'altro, e quindi... Tu capisci l'album di Nightmare Before Christmas Remastered dove c'è tipo Marilyn Manson, i Korn, e dici, va bene, perché esatto, il film te lo permette di fare questo tipo di parallelismo, i Nine Inch Nails qua. Esatto, e io ho fatto, quando l'ho visto, ho fatto tipo lo switch 3 o 4 volte a guardare, ok, questo è il nome, poi guardavo sulla pagina di Nine Inch Nails, è lo stesso, ma era lo stesso, e ho fatto avanti e indietro per dire sì, effettivamente è questo, e quindi niente, assurdo, bravi. Assurdo, bravi per la flessibilità e per comunque la composizione, perché le musiche sono veramente molto, molto carine, fatte bene. Sì. E se posso aggiungere l'ultima cosa riguardante Soul, non so se avete letto o sentito della polemica che è stata fatta nei confronti di questo film per quanto riguarda il doppiaggio. E praticamente è venuto fuori che essendo, forse non l'abbiamo detto, il personaggio principale Joe Garden un afroamericano, in America chi doppia il personaggio è chiaramente un afroamericano. Ok. Questo non succede però in altre parti del mondo, nel senso in Danimarca chi fa il doppiatore di Joe Garden non può essere una persona di colore. Una donna. Così come nemmeno in Italia, che mi sembra che chi presta la voce al personaggio sia una persona di colore. E questa, diciamo, polemica che cavalca comunque, una polemica che... era precedente sul fatto che diciamo gli attori di una certa nazionalità dovrebbero essere, secondo alcuni, sempre doppiati da attori di quella nazionalità in tutto il mondo, e appunto la cavalca e afferma che dovrebbe essere ridoppiata, e che se un personaggio è asiatico deve essere doppiato da un asiatico, piuttosto che se un personaggio è afroamericano dovrebbe essere doppiato da un personaggio di colore. Parlavamo di politica di corretto prima, esatto, no? Esatto, e infatti leggevo su New York Times che tipo addirittura in Portogallo, dove evidentemente anche qui il doppiatore non è di colore, c'è stata fatta una petizione che ha raggiunto già le 17.000 firme. Vabbè, nel senso, sono comunque fenomeni tra virgolette contenuti, però sai, sono sempre quelli che fanno rumore. E non so come la pensiate voi a riguardo, però mi sembra sia stato Shy di Breaking Italy a parlarne, o comunque adesso non ricordo chi, ha detto una cosa molto intelligente, che questa cosa qua non ha assolutamente senso, perché se in America prendiamo un film d'animazione, c'è un personaggio di colore e non è doppiato da un afroamericano, si sente, perché sì, la sottocultura di neri in America è una sottocultura molto forte, che ha il suo slang, che ha il suo modo di parlare, che ha la sua calata, per cui te ne accorgi. Sì, certo. Giusto? Sì, sono d'accordo. In altre parti del mondo non te ne accorgi, cioè se tu lo fai doppiare a un senegalese di terza generazione lombardo, o a uno oppure un lombardo doc, o bello non figo, senti la differenza. Non questo senti la differenza, perché perché in Italia, così come in altre parti d'Europa, a prevalenza, diciamo, caucasica, come la Danimarca può essere, non c'è una sottocultura di afroamericana così importante da poter... che si è fatta, diciamo, un suo linguaggio e un suo modo di parlare. Quindi è per quello che non ha senso farlo doppiare a un nero, perché tu non te ne accorgi, cioè, tecnicamente un italiano di colore... Sinceramente non so parla quanti doppiatori... Non so quanti doppiatori italiani di colore ci siano, cioè veramente pochissimi. Ma sì, ma perché... A parte sto immaginando in questo momento Soul doppiato da Bello Figo Gu. Sì. Madonna, io voglio solo suonare!
Sì, che poi lui è la Makita di se stesso, quindi io credo, esatto, che si voglia parlare in italiano se ne sia pienamente bello, no, bello figo. È una persona estremamente intelligente ed, no non sto scherzando, è furbissimo lui, ragazzi. Sì, ci marcia, certo, sopra, perché è capace di mangiarci sopra, ma perché ormai ha imparato tutto lì. E io non seguo luce questo... Io torno sulla terra. Questo comunque per dire che ormai si fa polemica su tutto. Tutto, ogni cosa è buona per appigliarci a qualcosa. Capiamoci, apriamo una piccola parentesi. Questa è la percezione che ho io, non sono sicuro di quello che sto per dire, ma quasi. Tutte queste grandissime polemiche, perché di polemiche si parla, perché alla fine della fiera, dopo dico una cosa carina. Tutte queste polemiche partono dagli Stati Uniti sempre. Sì. Sempre, sono sempre loro i primi che devono agganciarsi a ogni singola stronzata per fare dei movimenti mondiali. Vero? Okay. E il problema qual è? Cioè, non che il movimento mondiale dei diritti sugli No, scusate, è disclaimer. Qual è il problema? Che se tu prendi una cazzata del genere per perorare una causa giustissima, ottieni l'effetto opposto. Assolutamente. Vero. Perdi di credibilità. Ma appunto, non ti devi aggrappare a ste cose qua. E io ho sempre, adesso dico una cosa che confermatemela voi se la pensate uguale. Mm-hmm. Noi siamo veneti, d'accordo? No, secondo me non si sente. Si sente per caso. Si sente che siamo veneti. Mi sempre pensare che in Veneto e Veneto sei rassista per definizione. No, è veneti, diciamo che il Veneto è sempre stato più inclinato verso l'insulto raziale, c'è. Sì, ma comunque ha sempre avuto una tendenza, nel senso, verso la destra generica. Sì, un po' conservatrice. Sì, diciamo che se si va verso comunque gli anziani del paese, non è raro ogni tanto vedere un braccino che si alza. Cioè, no, si fa per dire, però... Però, esattamente questo volevo arrivare, però non c'è persona che sta più simpatica e con cui va più d'accordo un veneto del ragazzo di colore che parla in veneto e che quindi diventa automaticamente El Moro. Ditemi che sto sbagliando. Allora, tante volte è vero, mamma mia che accento che ho fatto, tante volte è vero, tante volte sta simpatico per i motivi sbagliati, però. Ok, se parli di generazioni... Ha diverse sfumature questa. Chiaramente, soprattutto se prendi le generazioni un pochino più anzianotte. Però prendiamo gente della nostra fascia d'età. Il senso è, esiste l'insulto razziale, esiste quello che possiamo definire, secondo me, tranquillamente dark humor, perché di quello si parla, però alla fine della fiera sono persone che sono perfettamente integrate. E non hanno nessun tipo di... Tanti sì, però ti appoggio perché grazie al cielo ultimamente, sotto questo punto di vista, ci stiamo integrando anche noi veneti, nel senso che abbiamo fatto un brutto periodo, secondo me, guardando comunque... Sì, vabbè, ok, adesso sto iper semplificando il discorso. Però sì, è vero. Io personalmente, dalla mia esperienza personale, ho notato che per quanto tu possa magari prenderlo in giro e canzonarlo, così come veniamo canzonati noi per altre cose, nel senso nessuno è immune all'ironia. Anzi, tutti ci chiamano, cioè tutti ci prendono per il culo. Noi siamo quelli ubriaconi e i fascisti. Esatto, nel senso. I terroni del nord, noi ci scherziamo sopra, d'accordo? Assicuriamo che possiamo essere ubriaconi, bestemmiatori, fascisti, ma sicuramente non siamo pornostar. Quindi, per quanto tu possa canzonarlo e prenderlo in giro attaccandoti al discorso dell'aspetto razziale, poi alla fine si va comunque tutti d'accordo. Almeno io vi tirerò fuori delle statistiche per le prossime volte. Giuro che arriverò con delle statistiche vere e proprie. Però questa è la mia esperienza personale e questo è quello che vedo io. Il rumore di pareggiare i fogli sullo scrivania, esatto, e appoggiare una 24 ore sul tavolo. Esatto. Ed è ormai ufficiale. Vabbè, chiusa parentesi. Poi, Mario ha detto una stronzata. Però questa è la mia visione della cosa. Non è del tutto sbagliata. Sì, è vero, è vero. E va bene. Detto questo, doppiatori, sono d'accordo con quello che ha detto Shai, c'è nient'altro da dire, secondo me. Non so se tu volevi aggiungere qualcosa. No, non ho più nulla da dire, abbiamo, secondo me, eviscerato quasi completamente tutto il film. Esatto, e comunque anche lì, parlando di parità, di opportunità, e eccetera, eccetera, così come si sta facendo una sorta di integrazione e si stanno scritturando dei... si stanno scritturando degli attori di colore per dei ruoli che non sarebbero di persone di colore, certo, perché sta succedendo,
E non sto dicendo che sia giusto o sbagliato, semplicemente sta succedendo. Vogliamo navigare su un discorso paritario in modo da essere veramente paritari, allora non ti lamenti quando succedono queste cose, perché si va a necessità, non a razza. Andiamo semplicemente a necessità. Quell'attore lì è più bravo di quell'altro, per cui scritturo lui anche se è nero. Quel doppiatore lì è più bravo di quell'altro, per cui scritturo lui anche se è bianco e deve interpretare un nero, punto. Andiamo sì, semplicemente questi, cioè, alla bravura personale. Sono proprio discorsi che non si dovrebbero fare, sì, cioè, diciamo, non si dovrebbe, cioè non ci sarebbe neanche da dover giustificarla questa cosa. Esatto, il razzismo è sempre uno dei primi argomenti che deve essere trattato quando è necessario trattarlo. Ci sono certi campi in cui si va a sfociare il fatto, cioè si va a tirar fuori degli argomenti che sono importanti, sì, ma non in quel contesto, cioè in questo caso non serve tirarlo fuori. Cioè è veramente un contesto in cui non ha senso, come abbiamo detto prima. Sì. Se si va in Norvegia e il 99,9% infatti ha gli occhi azzurri ghiaccio e i capelli biondi, e c'è un cinese da doppiare, sicuramente sarà difficile che vadano a chiamare un cinese che parla norvegese. Ma infatti ti restringe un po'. Poi, infatti, prima volevo dire, mi ha aiutato tutta cattiva, ma dove cazzo lo trovi un nero in Danimarca? dove sta? Ma a parte tutto, è come trovare un cervo a New York, come esatto, ma non solo questo, un cinese che parla norvegese da doppiatore. Beh, quindi è ancora peggio. Forse stai cercando un po' troppo. Esatto, è come trovare un italiano che fa il doppiatore in Germania di un afroamericano, di un italiano in Germania. Cioè, tipo, hallo! Dovresti rifare 50 volte la scena e probabilmente verrebbe anche malissimo. Cioè, non credo che Il Padrino in Cina sia stato doppiato da Salvatore qualcosa. Esatto. Vabbè. Sarebbe come se noi, tipo... se noi prendessimo sul personale il fatto che tutti gli italiani che scimmiottano l'italiano, tutti gli americani che scimmiottano l'italiano perché devono fare gli italo-americani, lo parlano male. Stavo pensando appunto a Bastardi senza gloria, che c'è una scena in cui praticamente c'è Brad Pitt che scimmiotta un po' l'italiano, parlando proprio per stereotipi, chiaramente, perché comunque è giusto per il personaggio che scimmiotti per stereotipi l'italiano, perché non conosceva l'italiano, e col classico gesto della mano a becco. E è super razzista, ma è razzista nel modo buono. Non c'è un modo buono di essere razzisti, però in quel caso sì, nel senso È finalizzato alla scena, è goliardico, esatto. Ma tu hai fatto l'esempio di Don Vito Corleone, ok? Perché noi dovremmo avviare una petizione perché Don Vito Corleone non è stato interpretato da un italiano? Esatto. Ma che senso ha? Cioè, sei dall'altra parte del mondo, con una cultura completamente diversa, su una produzione che non c'entra niente con l'Italia, ma che lasci che scritturino quelli che vogliono. Esatto. Bene, direi che abbiamo parlato di tutto e anche di più. Direi che ci vediamo settimana prossima, sempre alle 14, sempre il lunedì. E sempre senza sui rompere social. I coglioni, anche perché esatto, noi andiamo a metterci le arance in bocca, esatto. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao ragazzi. Ciao Peggiotta. È pausa trespola di un gran bel podcast. Che vuoi uno scemo, tira gli ossi e parla, basta. Tucano muove il becco ma non dice niente. Corvo è un artista, mangia pizza sempre al dente. È una pausa su trespolo di cultura pop.